mi sentite tutte e tutti, giusto? Scusate la luce un po' bassa, però questa ho. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare l'Istituto della Resistenza di Asti che ci ha invitato, appunto, che ha avviato questa collaborazione, che ha chiesto a AISO di prendere parte a questo corso di formazione. E grazie a tutte voi, a tutti voi che insomma avete scelto questo corso di formazione e deciso di seguirlo. Io, come già ha detto Nicoletta, sono Jessica Matteo di AISO, dell'Associazione Italiana di Storia Orale, e insieme a Gabriele Moscaritolo, diciamo, in questo primo incontro, l'idea è quella di gettare dei semi, dare degli spunti di riflessione su che cos'è la storia orale e su come appunto si raccolgono le interviste di storia orale. Poi gli incontri successivi saranno invece molto più specifici sulla didattica e, come già detto Nicoletta, su delle esperienze nelle scuole. Appunto, ci saranno due ricercatrici che vengono dall'esterno, non sono interne, non sono delle insegnanti nel prossimo incontro, ma hanno fatto progetti di storia orale all'interno della scuola. E invece il terzo incontro è proprio un insegnante che ha fatto un progetto di storia orale con i suoi studenti. E allora, la nostra idea in realtà era quella di appunto dare questi spunti iniziali e poi lasciare ampio spazio alla discussione, alle domande, ai dubbi. Questa era l'idea, ecco, parlare massimo un'ora in totale, massimo. Io vorrei partire proprio, e infatti ringrazio Nicoletta che ha dato già il via a questa cosa, dall'illustrazione del sito di AISO, ma non. Perché è un buon, diciamo, è un sito che noi teniamo molto aggiornato, vivace, insomma, siamo sempre in attività come redazione. E quindi all'interno del sito di AISO, brevemente vi mostro che cosa c'è, così che nel momento in cui, anche in un secondo momento, abbiate dei dubbi, insomma, anche voglia di avere degli stimoli rispetto alla storia orale, lì trovate un bel contenitore. Nicoletta, fra l'altro, parlava delle buone pratiche. Caricheremo a breve l'aggiornamento sul sito. Allora, quindi condivido il mio schermo e. E si vede? Sì. Ok. Allora, l'unica cosa. Un po' un problema perché io non vedo. Va bene. Allora, in pratica, questo è il sito di AISO, aisoitalia.org. La storia dell'AISO l'ha già appunto detta Nicoletta, quindi non la ripeto. L'associazione nasce nel 2006 e negli ultimi 2 o 3 anni, appunto, il sito è uno strumento di diffusione delle pratiche di AISO, delle attività di AISO. Nella home c'è già tutto quello che in realtà ci serve per trovare delle risposte. Come vedete, ci sono tutte le notizie in primo piano che vengono pubblicate e sono notizie di vario genere, notizie di iniziative che AISO promuove, a cui partecipa, c'è anche appunto l'incontro di oggi. Sono resoconti, report dei convegni o delle scuole di storia orale che AISO organizza. E sono recensioni di testi, ma anche spesso abbiamo recensito documentari in cui si usano fonti orali. E sono vere e proprie notizie varie, insomma, sulla vita di AISO, e poi veri e propri interventi, veri e propri articoli. Tra questi c'è anche, fra l'altro, uno che è uscito ultimamente, è proprio di Stefania Pavan, che parlerà al terzo incontro, sul lavoro che ha fatto con la sua classe, col lavoro di storia orale.
sono giovani ricercatori che scrivono, ricercatori più, più anziani, più esperti. E c'è appunto AISO è animata da, da varie anime, appunto, scusate la ripetizione, varie generazioni, quindi c'è di tutto. A destra trovate tutti i, diciamo, i pulsanti più importanti, quindi come associarsi, l'intervista che vi rimanderà alla rubrica che AISO ha avviato di interviste sull'intervista, ovvero soci AISO e socie che hanno intervistato oralisti, documentaristi, registi, persone che hanno utilizzato le fonti orali, che hanno utilizzato le interviste in, in vario modo e da cui sono venuti fuori appunto dei lavori importanti. Anche sopra le righe, diciamo così. E quindi è proprio una, nella pratica dell'intervista ci si interroga insieme, si dialoga su, su che cos'è un'intervista, come può essere fatta, raccolta, condotta, eccetera. Le buone pratiche sono quello di cui parlava Nicoletta e di cui accennerò anche insomma, a breve. Si è sentito l'esigenza qualche anno fa all'interno della, dell'associazione, anche insieme ad altri professionisti, non solo della, di oralisti, appunto, anche archivisti, giuristi, eccetera, di appunto tenersi di fare una sorta di vademecum della, della, di come si può raccogliere una, un'intervista e come si può conservare un'intervista. E tutto questo nasce anche dalla necessità di tutelare l'intervistato e l'intervistatore, soprattutto con diciamo, l'avanzamento della, dell'utilizzo del, del web e anche gli aggiornamenti che ci sono stati in materia di privacy, insomma, delle dell'aggiornamento delle, delle norme sulla, sulla privacy. E ci tornerò più tardi proprio perché è importante nella registrazione di un'intervista far firmare una liberatoria all'intervistato dove ci devono essere una serie di diciamo di dati che da rispettare, insomma, ovviamente non è, non sono, non è una regola ferrea, sono buone pratiche, diciamo, sarebbe buona prassi utilizzarle, ma poi ognuno è libero di fare come vuole. E tutto questo nasce anche perché ovviamente l'intervista mette mette in campo delle soggettività, delle individualità, si, si toccano delle, non solo i dati personali appunto, ma anche si registra quindi con l'audio, col video, c'è la voce, c'è l'immagine e si raccontano anche diciamo parti di vita che possono essere dati sensibili. Le scuole AISO sono le scuole di formazione che AISO fa e sono di diversa sulla storia orale e sono di diversa tipologia. Le pubblicazioni sono appunto il notiziario, le varie notizie che vengono pubblicate sul sito, il la rivista a cui AISO partecipa con una sua delegazione, il De Martino, Voci e Storie, suoni, storie, e la collana di Edit Press, questo editore fiorentino, che si chiama proprio Storia Orale, e in questa collana è stato pubblicato anche il volume di Gabriele, e l'ultima uscita è proprio sulle buone pratiche, fra l'altro, l'ultimo libro uscito. Io sto ancora sul sito perché in realtà è proprio da qui che voglio partire. In realtà non si vede, non riesco a vedere, quindi se aspettate un secondo che cerco di capire come... Ecco qua, ok. Devo spostare un attimo zoom, perché diciamo per ragionare su, su che cos'è la storia orale, come si lavora con le interviste, come si raccoglie un'intervista, mi sembra molto utile leggervi, farvi vedere queste pillole, io le chiamo pillole di storia orale, che sono sul sito. E la mia idea è quella di leggere queste pillole, prendere delle parole o delle espressioni che sono all'interno di questi
di queste brevi frasi e che ci raccontano che cos'è la storia orale e partire da lì per ragionare sui diversi aspetti di questa metodologia. Allora, storia orale, in Italia la storia orale ha una ricca tradizione che risale agli anni 50, ma l'AISO è impegnata anche in nuovi ambiti come archivi orali e tecnologie digitali e public history. La storia orale è la registrazione dei ricordi, delle esperienze e delle opinioni delle persone su ciò che hanno vissuto. Significa incontrare persone faccia a faccia, dialogare con loro, ascoltare quel che hanno da dire, riflettere e utilizzare criticamente i loro racconti. Consente di far sentire la voce di individui e gruppi che hanno poco ascolto o che sono ai margini della società. Offre punti di vista originali e spesso sorprendenti sul passato e sul presente, che sovvertono, contraddicono o integrano le narrative dominanti. Storia orale è un'opportunità per salvare racconti, tradizioni orali, lingue e arti del dire che sono in continua trasformazione. Allora interrompo la condivisione e appunto su quale parole voglio soffermarmi. La prima è registrazione. E noi siamo spesso abituati appunto a leggere in realtà le interviste, ma le interviste sono prima di tutto appunto orali e quello che noi leggiamo sono le trascrizioni sulle quali appunto si potrebbe aprire un'ampia parentesi. AISO fra l'altro ha organizzato un convegno sulla trascrizione di più giornate, trovate tutto su YouTube, sul canale di AISO, tutte le registrazioni del convegno proprio sulla trascrizione, perché la trascrizione è un altro atto della pratica della storia orale, ma appunto non è la fonte in sé. La fonte è l'intervista che prima di tutto si registra e qui diciamo c'è il primo elemento di discussione all'interno della comunità degli oralisti, ovvero la registrazione può avvenire con l'audio o può essere una videointervista. E adesso con il cellulare possiamo fare entrambe le cose, no? In maniera, diciamo, uno strumento molto versatile, fra l'altro molto spesso sono registrazioni e videoregistrazioni migliori di tanti altri mezzi e strumenti che si possono utilizzare. E qui appunto c'è la comunità di oralisti, già di per sé si divide. Ad esempio io e Gabriele abbiamo utilizzato, io ho utilizzato le interviste audio, Gabriele ha utilizzato le interviste video. Le interviste audio, io ho scelto l'audio perché ho pensato, e sono convinta ancora di questo, che sia un mezzo, il registratore, molto meno invasivo della videocamera. Per quanto mi riguardava, fra l'altro, toccavo diciamo, delle tematiche nella maggior parte delle interviste che ho registrato, appunto quali la violenza politica, comunque temi spinosi, delicati da toccare e diciamo il registratore mi sembrava il mezzo, lo strumento che veniva poi dimenticato facilmente dagli intervistati che si lasciavano quindi andare all'intervista. Riuscivo a creare un rapporto, una relazione di fiducia ed empatico migliore a mio avviso. Chiaramente mi perdo con la registrazione audio tutto il linguaggio non verbale e che è altrettanto importante in un'intervista, perché non solo le parole sono importanti, non solo i silenzi ci possono dire molto, ma anche il linguaggio non verbale, un sorriso, un distogliere lo sguardo, un movimento nervoso delle mani, qualsiasi cosa ci può dire molto. Come sopperire, almeno come ho sopperito io, come anche altri, a questa mancanza, diciamo, dell'audio. Un modo è, e sarebbe buona prassi, diciamo, tenere un diario di campo.
delle interviste. Una volta finita l'intervista, si compila, quando si rimane da soli, si compila appunto una pagina, due pagine, quanto si sente, rispetto all'accaduto dell'intervista, cosa si sente, cosa si è provato, quali sono le sensazioni, se appunto in alcuni momenti ha sorriso l'intervistato, l'intervistata, quando, perché, che cosa ho pensato in quel momento. E il diario di campo, queste note, diciamo, possono essere utili anche in un secondo momento, quando poi andrete a riprendere l'intervista, andrete a lavorare sulla trascrizione, casomai a distanza di tempo, e sono tra l'altro utili, possono essere utili, per un'eventuale archiviazione delle interviste. Ovvero per i ricercatori che poi andranno a studiare a lavorare su quelle interviste che voi avete registrato e raccolto, le vostre note possono essere di ausilio per muoversi meglio. Come vi dicevo prima, prima di registrare l'intervista, che sia audio, che sia video, diciamo, sarebbe opportuno far firmare una liberatoria o un'autorizzazione, insomma, all'intervista. Se non si può far firmare, almeno registrarla oralmente. E questo perché? Perché in realtà è a tutela dell'intervistato, così che l'intervistatore non abusi, diciamo, della fiducia, della storia di vita che è stata affidata all'intervistatore, dall'intervistato, ed anche, diciamo, tutela l'intervistatore da eventuali cambiamenti d'idea, o colpi di testa da parte dell'intervistato. E, ovviamente l'ultima parola è sempre dell'intervistato, se non vuole essere più citato, se non vuole essere più parte di questa raccolta, eccetera, ha sempre l'ultima parola. Questa liberatoria, diciamo, deve contenere che cosa? Non deve essere, diciamo, esagerata, piena di cavilli, deve essere semplice, altrimenti anche gli intervistati si spaventano, diciamo, di fronte alle autorizzazioni da firmare. E quindi basta inserire i dati anagrafici, come vuole essere citato l'intervistato, l'intervistata, nome reale, per intero, puntato, nome di fantasia, anonimo e via dicendo. E qual è l'obiettivo, lo scopo della ricerca che si sta conducendo? Come si pensa di diffonderle? E se non lo sapete, mantenetevi sul vago, però mettete qualcosa per non essere poi appunto redarguiti in un momento successivo. E se si pensa di archiviarle, allora dove andranno a finire queste interviste? E questa è, diciamo, la registrazione, che è il primo passo dell'intervista. L'altra espressione di quelle pillole di storia orale, è incontrare persone faccia a faccia. Incontrare persone faccia a faccia è fondamentale, fra l'altro è cambiato, diciamo, con la pandemia, e infatti ci sono stati anche degli esperimenti, e sul sito trovate sul sito di AISO trovate anche degli articoli su questo, di questi incontri che non sono più, diciamo, di persona, ma avvengono mediati da uno schermo. Però, diciamo, l'intervista è di per sé un incontro di persone. Due o anche di più, possono essere più intervistatori e un intervistato, o un intervistato con più interviste, un intervistatore con più intervistati e così via. E questo perché? Perché è la natura della fonte. È una fonte che non esiste prima dell'incontro fra le persone e della registrazione dell'intervista. Ed è un incontro, appunto, è una fonte dialogica tra intersoggettiva, sono soggettività che si incontrano. Questo è importante perché in realtà l'intervistatore o l'intervistatrice non hanno un ruolo passivo nella creazione della fonte. L'intervistatore crea la fonte insieme all'intervistato, la crea mettendo in campo se stesso con la propria fisicità, essendo presente fisicamente, anche con i propri gesti, con i propri sorrisi, appunto anche con il linguaggio non verbale che vi dicevo prima, mette in campo e crea la fonte insieme all'intervistato
con la propria soggettività, con il proprio vissuto. E infatti nel contesto dell'intervista, diciamo, possono esserci delle differenze, no? Di genere, generazionali, di appartenenze sociali, culturali, politiche, eccetera. Vi porto il mio esempio. Io appunto sono una donna, ho intervistato principalmente appunto militanti della sinistra extraparlamentare degli anni 70, li ho intervistati un po' di anni fa e loro, tutti quelli che ho trovato, diciamo, la mia rete era di soli uomini, quindi ho intervistato solo uomini, tutti tra i 60 e i 70 anni. Io ne avevo una 20, tra i 20 e i 30. In più loro avevano fatto tutti politica nel corso della propria vita, chi continuava a farla, ma comunque l'avevano fatta tutti, io non l'avevo mai fatta, non avevo mai militato. Quindi questo significa che io ho messo in campo la mia soggettività e che quelle interviste sono tali perché c'ero io di fronte a loro, perché io ero una giovane donna che non aveva mai militato e loro erano anziani, uomini, con un passato politico alle proprie spalle. Quello che hanno raccontato a me, la loro storia, era stimolata dalla mia persona, ma anche dalle domande che io facevo. Le domande sono importantissime nell'intervista di storia orale, ma a me piace citare uno storico di Genova, genovese, che si chiama Manlio Calegari, storico che ha studiato la Resistenza e ha raccolto tante interviste nella sua ricerca, e lui dice a un certo punto, scrive da qualche parte, che bisogna inquinare il meno possibile con le proprie domande ed è vero, inquinare il meno possibile, le domande sono importanti, ma che non sia un questionario, che non sia un interrogatorio, che l'intervistato si senta libero di raccontarsi, anche di uscire fuori tema, perché anche quel fuori tema ci può dire poi qualcosa rispetto a quello che stavamo cercando nel momento in cui poi andiamo a riascoltare l'intervista e a interpretarla. Quindi appunto l'intervistatore è fondamentale, crea l'intervista, crea la fonte, e ne è depositario, perché è colui che ce l'ha, la interpreta, perché nel momento in cui l'intervista finisce e poi si va a lavorare sulla trascrizione, sull'audio, sulla trascrizione, eccetera, si fa un lavoro di interpretazione, come tutte le fonti storiche, appunto, e soprattutto la restituisce ad altri. Quindi ha un ruolo importantissimo, perché quel racconto, quella storia che l'intervistato ha affidato all'intervistatore, creando una relazione di fiducia con lui, si è affidato all'altro, l'altro ha il compito di restituirla appunto a un pubblico, ampio o piccolo che sia, insomma sempre la restituisce al di fuori di quel contesto. E quindi l'intervistatore, vi ripeto, ha un ruolo importantissimo. E l'altro aspetto su cui mi vado velocissima è il far sentire la voce. Far sentire la voce, appunto, è una fonte orale, si registra la voce e si ascolta anche, no? La voce, si deve essere buoni ascoltatori. E far sentire la voce, perché? Perché, diciamo, la storia orale, anche se AISO nasce nel 2006, diciamo, la storia orale in Italia nasce già alla fine degli anni 50, poi negli anni 60, 70, eccetera, eccetera. Nasce nel secondo dopoguerra, insomma all'inizio con un intento politico soprattutto, quello di far sentire la voce dei subalterni, delle classi subalterne, di coloro che non avevano, di quelle classi che non avevano voce, spazio all'interno del discorso pubblico, del dibattito pubblico, eccetera, che nessuno aveva mai considerato. In realtà ancora oggi è così, anche se appunto non, casomai quell'aspetto politico di militanza politica non c'è più, non si chiamano più classi subalterne, o comunque le classi subalterne sono cambiate rispetto a quelle degli anni 50 e 60,
comunque con la storia orale si fa sentire la voce, si tende l'orecchio, si ascolta e si dà spazio a chi di solito non ce l'ha. E infatti si registrano, diciamo, interviste di persone comuni. Se voi, molti di voi, la maggior parte di voi sono insegnanti e fate registrare le interviste ai vostri studenti, registreranno interviste di persone, comuni, che non hanno casomai mai, diciamo, raccontato la propria storia, non sono mai state, messe al centro dell'attenzione ed ascoltate, appunto. Non è mai stato dato spazio, quindi far sentire la voce è ancora, molto attuale. Infine, e, in realtà è un aspetto importantissimo, sul passato e sul presente, ci raccontano qualcosa sul passato e sul presente. E le fonti orali hanno una caratteristica, diciamo, che le rende, uniche, diverse dalle altre fonti storiche a cui siamo abituati, ovvero, nascono da un intreccio di tempi. Il tempo degli eventi, degli avvenimenti su cui si fa la ricerca, quindi il passato, e il tempo del racconto, della narrazione, ovvero il giorno dell'intervista. Tra, diciamo, il passato, il tempo degli avvenimenti e il giorno dell'intervista c'è un bel lasso di tempo che è passato e in quegli anni, l'intervistato o l'intervistata hanno, diciamo, sono cambiati, diciamo, sono andate avanti con gli anni. Tendenzialmente sono più verso la fine della propria vita che verso l'inizio, quindi hanno anche una diversa visione della propria vita. Hanno ragionato su quegli anni, sugli anni che è andata ad indagare, ne hanno parlato o non ne hanno parlato. Hanno tutto un bagaglio culturale che si è creato nel corso del tempo. E tutto questo viene portato poi, diciamo, emerge nel giorno dell'intervista. Non è una fonte ferma agli anni su cui si va a fare la ricerca, non è una fonte coeva agli anni che si studiano, ma è appunto una fonte che ci parla anche del presente. Io immagino che, se avessi, diciamo, io ho intervistato i miei intervistati prima della pandemia, e soprattutto prima che ci fosse, ad esempio, proprio perché erano interviste appunto sulla politica, sulla violenza politica, la sinistra, eccetera, prima che vi fosse diciamo, un ritorno della destra in Europa o comunque nel mondo in realtà, o comunque che alcune parole sono tornate all'ordine del giorno e così via. E se immagino, cioè sono abbastanza sicura che se io rifacessi quelle interviste oggi con le stesse persone, mi racconterebbero quelle stesse persone, a me che sono la stessa, cose completamente diverse. Perché il giorno dell'intervista è un giorno importante e l'intervista non è mai uguale, non è mai uguale all'altra. È un momento unico e irripetibile. Quindi, appunto, l'intervista si basa sull'intreccio di questi due tempi. Ci racconta il passato, ma lo fa appunto nel presente. E di questo, appunto, il tempo degli eventi e il tempo della narrazione bisogna assolutamente tenerne conto, nel momento in cui, si va a interpretare la fonte che si è raccolta. Io questo era quello che volevo dirvi. Penso di essere stata nei tempi e passo a Gabriele la parola, che sicuramente, insomma, approfondirà altro, vi darà altri stimoli e poi, appunto, siamo qua per tutte le domande, eccetera. Grazie mille. Vado, tocca a me. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Io cercherò di essere anche io breve e non, diciamo, non dilungarmi troppo. Quello che vorrei fare è riprendere proprio alcuni punti che già ha toccato Jessica nel discorso, magari aggiungere qualcosa dal punto di vista teorico, ma anche poi riportando qualche esperienza personale, che poi credo che un po' sia la pratica, un aspetto su cui siamo tutti molto curiosi. E io poi adesso, diciamo, chi fa storia orale poi,
spesso, ecco, ci mettiamo in gioco, ecco, entrando proprio nel vivo della relazione che instauriamo, no? Noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il corpo nelle nostre interviste, quindi sono cose che aspetti che ci coinvolgono profondamente. Quindi poi anche con Jessica, prima di questo incontro abbiamo parlato, io ho scoperto cose che lei ha fatto, come ha approcciato in determinate circostanze, io ho fatto altrettanto con lei, insomma. E c'è sempre un fascino nel raccontarsi queste cose. Allora, volevo fare una premessa velocissima in due punti, però in realtà qualcosa già l'ha detta Jessica proprio sulle fonti orali, no? Che appunto Jessica, come ci ha detto, i fonti orali non esistono già. Scusami Gabriele, Sì. scusami l'interruzione. Puoi tenere un po' più vicino forse il microfono? Provare un attimo. Adesso meglio? Forse un po' meglio, Sì. sì. Provo ad alzare il Scusami. volume o alzo la voce. Scusami, l'interruzione. No, ve lo dico perché anche io sono insegnante, quindi a scuola sono abituato che devo sempre alzare la voce, però in queste circostanze tendo ad avere il mio tono, diciamo, la quella normale, che è un po' basso. Comunque, dicevo, Jessica invece ha detto che le fonti orali hanno questa particolare che non esistono. Questa è una cosa importantissima. Non abbiamo quella fonte, diciamo, fonte classica dello storico, no? Che sta nell'archivio, che lì in qualche modo ci aspetta. E poi dallo storico andrà lì, interrogerà la sua fonte, la interpreterà. Ma noi non abbiamo niente prima. La fonte esiste nel momento in cui siamo noi che la andiamo a cercare, noi che abbiamo l'esigenza di cercarla. Questa fonte poi è il prodotto dell'interazione tra, diciamo, intervistatore e intervistato. Quindi le fonti orali sono innanzitutto fonti relazionali. Un'altra cosa importante, aspetto importante nelle fonti orali, che poi bisogna distinguere nella loro interpretazione almeno due livelli. Il primo è a livello fattuale, cioè di cosa ci sta raccontando la persona che abbiamo di fronte. In poche parole, cosa è accaduto. Questo è sicuramente un valore importante. Pensiamo al caso limite delle società senza scrittura. L'unico modo per sapere cosa è successo, quindi, infatti, è andare a parlare con le persone, interrogarle. E anche nella storia contemporanea, noi possiamo scoprire tante cose solo attraverso le interviste, perché appunto magari non abbiamo documentazione scritta su certi episodi, su certe vicende di cui ci interessiamo. Anche a me è capitato a volte di scoprire cose che sono sicuro non erano scritte da nessuna parte. Tuttavia, una critica che spesso è stata rivolta, e ogni tanto riemerge, che viene rivolta alle fonti orali proprio sulla scarsa attendibilità di esse, perché la memoria, come sappiamo, ci può ingannare. La memoria non ripropone fedelmente il passato. I nostri ricordi non sono nel cassetto che noi apriamo e si ripropongono nella stessa maniera. La memoria ricostruisce, la memoria seleziona, la memoria ricombina, come diceva Jessica prima, riporta dal passato al presente e io aggiungerei proietta verso il futuro. La memoria diciamo, è la sintesi di tre movimenti del corpo, no? Il passato, il mio presente, cosa, e le mie proiezioni del futuro. Quindi questo secondo, diciamo, livello è quello della soggettività. E questo livello della soggettività è importante perché ci permette proprio di rispondere alla critica delle fonti orali, cioè che queste non sono attendibili. In realtà è proprio in questa divaricazione che si viene a creare, no? Tra ciò che è accaduto realmente e ciò che ci viene raccontato che si cela la soggettività dei nostri testimoni, che è proprio quel valore aggiunto. Ora, su questo i realisti ne hanno parlato molto, io non mi dilungo su quello, vi racconto solo che delle volte facevo a scuola con dei ragazzi degli esempi per spiegare questo aspetto. Facevo loro l'esempio, cioè, mettiamo che un vostro amico vi racconta una bugia sul fatto che una sera sia uscito oppure no, è andato in un posto oppure no. Voi non vi limitate a dire quella persona mi ha mentito. Ma è proprio perché vi ha mentito, iniziate a ipotizzare e quindi ad interrogarvi
su quella menzogna, su quello spazio che c'è tra verità e cosa vi ha raccontato. Ed è lì che magari possiamo scoprire qualcosa in più su questo compagno, su questa, magari possiamo fare ipotesi, supposizioni, poi capire che magari ci sono delle ragioni dietro quelle bugie e così via. E, detto questo, ecco anche Jessica, questo già accennato, c'è proprio una specificità dell'intervista della storia orale. Allora, tutti fanno interviste oggi, i giornalisti intervistano, per strada ci intervistano, ci fanno questionare, insomma è una pratica molto diffusa. Però quello che dobbiamo precisare è che l'intervista degli storici orali è un'altra cosa rispetto, diciamo, alla, io penso a quella dei giornalisti, diciamo, in generale. E ci sono poi anche vari termini, diciamo, perché viene paragonata anche a volte a una sorta di teatro, no? Una performance, una sorta di scenario che viene costruito apposta, cioè si fa in determinate condizioni, in determinate circostanze. E a proposito di questo, ecco, mi faceva piacere raccontarvi un episodio che mi è accaduto proprio, penso, nemmeno 2 settimane fa, quando ho presentato il mio libro in uno dei 2 paesi che ho studiato, e quindi alla presenza di alcuni testimoni che sono stati intervistati. Uno di loro ha preso la parola e ha detto: io prima di questa presentazione mi sono andato a risentire, anzi a riguardare, perché io ho preso raccolto dei video, a riguardare quell'intervista. E se c'è una cosa che mi ha colpito è stato proprio il fatto che io prima di quell'intervista ero molto dubbioso, non sapevo cosa dire, che cosa mi sarebbe stato chiesto, forse nemmeno voleva concedermi quell'intervista. Poi dopo ho riflettuto sul fatto che l'intervista era stata tutta un'altra cosa rispetto a quello che si immaginava, perché era stata una discussione lunga, di circa 1 ora e mezza, molto tranquilla. E mi ha ricordato che le domande nemmeno le percepiva come domande, perché poi in realtà erano, diciamo, delle osservazioni che io facevo, oppure degli inviti a ricordare un certo periodo, insomma. E per lui questo è stato motivo di piacere, perché ha detto che si è rilassato molto e ha fatto venire a galla tantissimi ricordi. E poi soprattutto, insomma, lui ha veramente capito che quello che è accaduto in quel momento di intervista era tutta un'altra cosa rispetto a quello che si aspettava. E quindi, ecco, veniamo proprio a come si fa proprio un'intervista, cioè, che poi è un aspetto che ci incuriosisce. E in molti, anche la mia maestra, Gabriella Gribaudi, ma ho sentito anche tante altre persone, ritengono che non c'è molto da spiegare nel come si fa un'intervista. Perché in fondo c'è chi dice: per l'intervista o la sai fare o non la sai fare, oppure c'è una dote un po' innata, no? Che uno ha questa predisposizione. E in effetti, da una parte potrebbero aver ragione, perché l'intervista è soprattutto una pratica, è un mestiere e si impara facendo, certo, tante interviste si affina un po' la tecnica, se vogliamo, il mestiere, si capisce sempre di più con le persone con cui si ha a che fare. Poi, ecco, voi siete insegnanti, quindi è proprio lo stesso discorso: nel tempo avete imparato a costruire relazioni con gli allievi, insomma, e sapete sempre più come muovervi. In questo senso, quindi, l'intervista della storia orale è soprattutto questo, una pratica che si impara facendo. Tuttavia, però, io direi che delle indicazioni esistono, più che altro per non sbagliare, perché spesso accade proprio che c'è delle persone che commettono dei grandi errori, ecco, quelle che potremmo chiamare le cattive pratiche dell'intervista della storia. E allora, prima, per esempio, di iniziare a
fare un'intervista è anche bene tenere presente alcune osservazioni per chiunque voglia avvicinarsi ad una ricerca. Innanzitutto è importante informarsi un po' sul contesto che si vuole studiare. Sembrerebbe un'osservazione un po' banale, però se io voglio studiare, sempre come ha fatto Jessica, l'antifascismo degli anni 70, oppure voglio, ecco, nel mio caso, intervistare le persone a proposito di disastro naturale, voglio studiare un quartiere di una città, devo cercare in qualche modo di carpire un po' di informazioni, di avere un background, di sapere più o meno le cose come sono andate. Tuttavia, questa conoscenza che mi creo a priori non devo considerarla in maniera rigida oppure una verità assoluta, perché proprio quello che accade spesso con le interviste di storia orale è che queste riescono a ribaltare degli stereotipi, a fornirci dei punti di vista differenti sulla realtà che studiate. Quindi credo sia sempre utile affacciarsi alle interviste con sana ingenuità, direi. Nel senso, sappiamo qualcosa, ma andiamo, diciamo, liberi e da convinzioni, insomma, oppure da pensando che ciò che noi già sappiamo lo andiamo a ritrovare nelle interviste. Un'altra questione è: quante persone intervistiamo? Questa è anche una domanda che spesso ripropongo. Io voglio conoscere, insomma, delle vicende del passato, non so, la storia di un luogo, cioè quante persone intervisto? Anche qui non c'è una regola ben precisa. È chiaro che se vado a studiarmi degli eventi molto indietro negli anni, probabilmente avrò pochi testimoni a disposizione, quindi in quel caso dovrò accontentarmi. Si può verificare però il caso opposto, in cui c'è sovrabbondanza di testimoni. E a quel punto, diciamo, un principio, un criterio che può venire adottato delle volte è quello dell'esaurimento, poi qualcuno dice a palanca, nel senso si procede a intervistare delle persone finché non si ha la percezione, non si capisce che gli argomenti su quelle vicende si sono un pochettino esauriti, cioè quando le persone iniziano a raccontarci più o meno le stesse cose. Quello probabilmente è il momento in cui noi possiamo avere la percezione insomma, di aver toccato, diciamo, varie vicende, vari argomenti. Altra questione è poi anche chi andiamo a intervistare. Anche qui, diciamo, dipende spesso dall'obiettivo che abbiamo, quindi da cosa vogliamo indagare, però un criterio che secondo me è molto importante adottare è quello del privilegiare la pluralità dei punti di vista. Ad esempio, se io sto studiando un quartiere di una città, non andare a intervistare solo le persone appartenenti a una certa classe sociale, oppure i figli di, oppure solo certe famiglie. In questo modo avrò, diciamo, sempre un punto di vista limitato sulla realtà che voglio studiare. Quindi è sempre utile, ecco, intervistare persone appartenenti a diverse generazioni, diverse realtà sociali e diverse classi sociali. E direi anche cercare di evitare a volte i narratori, quelli abituali, cioè quelle persone che, diciamo, come dire, io rispetto alle mie, poi mi sto sempre notando che ci sono delle persone di varie comunità che vengono sempre intervistate dai giornalisti. Queste sono quelle persone che ci hanno raccontato tante volte la stessa cosa, che tutti conoscono la loro storia. Non che non sia interessante la loro storia, però probabilmente noi dobbiamo interessarci anche a persone che magari questa storia non l'hanno mai raccontata, chissà per quale ragione. A me questa cosa, ad esempio, è capitata, e infatti questa è un'intervista che ho raccolto nel mio libro, per me è importantissimo, di una persona che per la prima volta ha confessato a me di avermi raccontato per la prima volta tantissimi particolari. Mi ha detto: a me tanti giornalisti mi hanno venuto a intervistare, ma io non volevo, perché questa è una persona che aveva perso tutta, era l'unico superstite della sua famiglia con il terremoto. Quindi non avevo mai voluto rilasciare dichiarazioni o interviste ai giornalisti, però per un lavoro di ricerca l'ho voluto fare. Il suo racconto,
che tra l'altro può essere interpretato in tanti modi, è qualcosa di assolutamente diverso rispetto ai racconti del sindaco, per esempio, del paese che l'avranno intervistato, penso, almeno 10 volte l'anno di giornalisti da oggi a 40 anni fa. E adesso volevo farvi vedere, giusto così per non parlare sempre, giusto 3-4 minuti di un video di Nuto Revelli. Nuto Revelli non ha bisogno di presentazioni. È un'intervista che hanno fatto ad una trasmissione del 1977 per presentare il suo lavoro, che era Il mondo dei vinti, la sua opera riguardo, diciamo, la scomparsa della civiltà contadina. Condivido lo schermo. Ritengo molto importante questo piccolo brano, perché Nuto Revelli è in grado di, cioè, veramente in qualche minuto di spiegarci e di toccare gli argomenti importantissimi. Si vede, sì? Sì. Allora vado. Non si sente. Che sono assenti da questo dal gioco dibattito del paese, civile, dal gioco del paese. Senti, e come fai praticamente? Vorrei proprio che tu ci spiegassi con molta concretezza. Intanto tu lavori come tutti noi, quindi sì, durante la settimana hai altro da pensare. Dovrai riservare a questo lavoro le tue ore libere, immagino. Sì, certo. Di sera, di notte, sabato, la domenica. Ecco, direi che se qualche ricercatore mi sente, ha intenzione di avviare un lavoro di questo genere da altre parti, ecco, la prima cosa è avvicinarsi con estrema umiltà a questo mondo, con umiltà e con rispetto, perché se uno non è umile e non rispetta questo mondo, non incominci nessuna ricerca, non conclude niente. Le intervisti a questo proposito, con registratore o registratore? Con registratore. E sono intimoriti davanti niente, a questo strumento? Non, no, lo vedono nemmeno, glielo dico, lo denuncio, lo metto sul tavolo che lo vedano bene. Ecco, il problema è di riuscire a inchiodare un contadino 5 ore a un tavolo, riuscire a sgelarlo perché parli, perché in genere i contadini mi dicono, i miei interlocutori, insomma, premettono, dicono: noi non vogliamo parlare di politica. E io lascio la cosa così evanescente, poi si aprono il discorso e parlano 5 ore di politica. Ecco, allora sentiamo, quali sono i temi, non sarà possibile enumerarli, sì, tutti, ma diciamo i temi più importanti, i, sì, grandi temi che vengono fuori da questa, sì, serie impressionante di testimonianze. Dove sono partito con i vecchi per arrivare agli anziani, testimoni, e mancano i giovani, perché i giovani nella mia montagna non esistono più. Motivo per cui nelle testimonianze di questo libro mancano i giovani, perché non esistono più i giovani, montanari giovani. I vecchi, cosa dicono? I temi, dunque, qui il discorso va all'inizio del secolo, sì, salta fuori. L'emigrazione di allora nelle Americhe, Stati Uniti, Argentina, abbastanza importante. Emigravano molto negli Stati Uniti e in Argentina. Un'emigrazione corale delle popolazioni dell'arco alpino verso la Francia, con un'emigrazione stagionale o permanente, comunque corale. Poi la guerra di Libia, primo freno leggero all'emigrazione. La prima guerra mondiale che tronca l'emigrazione, e lì salta fuori il tema guerra, prima guerra mondiale, che è un tema enorme. Proprio i miei interlocutori dovevo così tatticare per bloccare, per fermare, altrimenti avrebbero parlato soltanto della prima guerra mondiale, soltanto della guerra. La guerra è dentro il contadino, la guerra nel cervello del contadino. Quindi la violenza. Il grande shock, certo, il grande shock, l'emigrazione, certo, il lavoro nelle miniere dell'Oklahoma, dell'Europa, eccetera, è marginale in confronto alla guerra. La guerra ha segnato questa umanità. La guerra, il ritorno dalla guerra, la ripresa dell'emigrazione per guadagnarsi un pezzo di pane, il fascismo che taglia l'emigrazione. Il fascismo la blocca l'emigrazione. Certo. Ecco, il periodo fascista. Visto da questo particolare osservatorio, certo, di isolamento, di solitudine. Certo.
di non consenso, di disinformazione, di emarginazione, tutto, certo. Tutto esce fuori, tutto un discorso direi importante. Poi arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale, la guerra partigiana, lì ho scavato in profondità, faticando perché uscisse veramente da questa gente un discorso finalmente serio, insomma, sul tema popolazioni contadine e resistenza, al di fuori di ogni retorica. La retorica salta, naturalmente. Salta, finalmente, io dico, no? Il dopo liberazione, 30 anni di democrazia, la condizione di oggi. Questi sono l'arco del discorso che salta fuori. E direi... Mi sentite? Sì. Sì, ok, sono riuscito a rientrare. Allora, spero si sia sentito bene il video, credo di sì. Sì, sì. Quello, a me questo video piace molto perché, come avete visto, in pochissimi minuti riesce a toccare tantissimi argomenti, anche di cui già ha parlato Jessica, e lo fa con, cioè, con grande semplicità, ma con grande fascino, ecco, per me. E ci sono vari temi importanti, sono molto importanti della pratica dell'intervista che emergono le sue parole. Infatti, alla domanda del conduttore televisivo è molto secca: ma tu come fai in pratica? Come le intervisti queste persone? Ecco, Lutrevel, la prima cosa che dice è: importante avvicinarsi con rispetto e umiltà. Per me questa è una cosa importantissima, che probabilmente noi possiamo darla per scontarci, è chiaro che questa persona, dobbiamo avvicinarci con rispetto, ci sta raccontando la storia. Purtroppo, ecco, a proposito delle cattive pratiche, questo non sempre accade. A me è capitato di vedere, soprattutto durante gli anni di università, del dottorato, di vedere persone che si accingevano ad intervistare dei testimoni, però con un atteggiamento quasi di superiorità, no? Cioè, io sono uno studioso, tu sei la persona da cui devo capire e trarre delle informazioni, no? Un po' forse un atteggiamento anche, se vogliamo, un po' giornalistico, no? Che il giornalista è alla ricerca di informazioni, cerca un pochettino di scavare, no? Non voglio dire storcere, però insomma, quello può fare come atteggiamento. Ecco, questa è una cosa assolutamente da non fare, non è questo il nostro scopo. Iniziamo alla ricerca di informazioni. Quello che a noi ci interessa è far emergere i ricordi, stimolare il racconto, far emergere, come diciamo prima, che è la soggettività. Quindi non solo cosa ha fatto una persona, cosa pensava di fare, cosa immaginava, cosa desiderava, si ha degli impianti, tutto questo spazio, no, che si apre al di là della realtà dei fatti. Un'altra cosa che ci dice Lutrevelli è quello del mezzo di registrazione. Dice: io registro, ma io lo dichiaro, io lo denuncio. Questo è un altro aspetto molto importante, dichiarare tutto. Quando ci troviamo di fronte a una persona che intervistiamo, teniamo sempre presente che questa persona ci sta donando in qualche modo un pezzo della propria vita, ci sta aprendo a noi, ci sta raccontando. E almeno, diciamo, il minimo che noi dobbiamo fare è proprio quello di dichiarare tutto. Quindi, lo strumento di registrazione che abbiamo, qual è il nostro, chi siamo, qual è lo scopo del nostro lavoro e, appunto, come diceva Jesse, che cosa faremo con quel lavoro, anche se forse a volte non lo sappiamo di preciso. Per esempio, magari poi tra qualche anno scopriremo che quell'intervista può essere utilizzata per qualcos'altro, per qualche altro scopo, però dobbiamo, insomma, dire alla persona che fine farà quella registrazione. Altra cosa importante che dice Lutrevelli è la difficoltà è anche riuscire a parlare con loro. E qua torniamo al problema della problema, la questione della relazione. Quindi dobbiamo riuscire a instaurare una relazione con queste persone, che non è detto che si instauri, perché adesso diamo per scontato che noi stiamo intervistando le persone, ma anche a me è capitato che tante persone non hanno voluto concedere l'intervista, oppure mi hanno detto di sì, e poi alla fine nel momento si sono negate, oppure hanno accettato di essere intervistate, ma con una clausola: io mi faccio intervistare, ma non ti racconterò queste cose. Sono tutti dati per noi,
cioè non dobbiamo pensare che poiché una persona non ci racconta qualcosa, allora non ci è utile. No, è importante saperlo e lo dobbiamo tenere presente. Cioè, se una persona non vuole raccontarci qualcosa, allora cosa significa? Che quell'esperienza non è ancora stata elaborata, che c'è qualcosa da nascondere, che è qualcosa di non ancora chiarito, questa persona non vuole diciamo, rendere pubblica la propria memoria, insomma, anche questi sono dei dati. E, ecco, poi un'altra questione pure importante che emerge dalle parole di Benito Revelli è quella di quando lui usava questo termine tatticare, no? Ecco, un po' questa terminologia, che era una terminologia militare, no? Io devo tatticare con questi miei testimoni. Tatticare, lui intende proprio riuscire a dirigere la conversazione. Qui veniamo anche alle varie metafore sull'intervista, no? Come se fosse una danza, una contesa, un gioco di sguardi, uno schermo. Ci sono tante metafore che gli oralisti usano per indicare proprio questa intervista, questo scambio di sguardi, no? tra intervistato e intervistatore. Comunque, uno dei problemi che poi noi probabilmente spesso non ci si pensa tanto più, però che qui ci si imbatte durante l'intervista, è proprio riuscire a dirigere questa intervista, questo racconto. Ci possiamo trovare, io penso, a due casi limite, no? La persona che non parla, quindi quella che ci risponde con piccole frasi, tende a ridurre al minimo l'utilizzo della parola. E lì noi dobbiamo essere bravi in qualche modo a stimolare i ricordi. Delle volte questo può accadere nelle prime fasi dell'intervista, no? Quando c'è un po' di diffidenza iniziale. Poi, andando avanti, le cose ovviamente cambiano, però c'è questo atteggiamento. Allora, probabilmente la nostra tattica può essere quella di cercare di trasmettere quanta più tranquillità, quanta più serenità alla persona che abbiamo di fronte, che questa si possa fidare di noi e possa raccontarci della propria vita, della loro esperienza. L'altro caso limite sono quelli che parlano troppo, che, come dice Revelli, io sulla guerra li dovevo fermare, no? Il contadino c'ha la guerra nel cervello. E anche lì dobbiamo essere bravi noi, insomma, ad ascoltare le digressioni, che a volte sono molto importanti. Magari ci possono far interrogare sul perché certe persone poi vanno, se prendono un'altra strada, no? Perché cosa sta succedendo in quel momento? Magari questa persona dedica minuti e minuti a un piccolo episodio della propria vita, una piccola cosa. Questo è un dato per me, no? È importante che ci sta raccontando quella cosa. Quindi questo per noi è importante. Però allo stesso tempo dobbiamo essere anche bravi a dirigere quando, ad esempio, le conversazioni prendono proprio una piega sbagliata, escono fuori dalla nostra intenzione. Una cosa che è capitata a me, di un testimone che mi ha, diciamo, rispondeva alle mie domande con tutt'altro. Io magari chiedevo cosa ricorda di questo periodo, dell'infanzia, di quel luogo. E lui diceva, no, ma io in realtà volevo commentare dicendo che, non so, oggi i social hanno fatto perdere quella dimensione. Rispondeva tutt'altro, alla fine dell'intervista non ho potuto utilizzarla, diciamo. È stato per me un motivo un po' di frustrazione, diciamo. E, allora, io mi devo un attimo fermare, sì, perché ho finito il tempo. Volevo dire un'ultima cosa su questa. Spero di avervi dato qualche indicazione su cui magari possiamo ritornare in serie di domande. Però, in generale, tutti gli accorgimenti che noi prendiamo durante un'intervista, un po' queste cose di cui vi ho parlato, che poi sono soltanto di riflessione personale, tutti questi accorgimenti secondo me devono andare in una direzione, che è quella di creare le condizioni migliori finché il testimone possa sentirsi a proprio agio e quindi